Sì, c'è lo sciopero solo domani dalle 8.30 alle 17.30, giusto? Mi era arrivata più di una richiesta, grazie a Simone di Conero Bus, ciao a ETV, confermato da chi ci lavora e quindi una conferma ufficiale, oserei dire che c'è lo sciopero domani dei mezzi pubblici dalle 8.30 alle 17.30. Grazie a Simone, siamo in chiusura, 10 minutini per recuperare le ultime notizie, ripartendo dal Carlino Pesarese, il nuovo amico di ETV e di Radio Center Music, i bulli di Facebook, chi odia Antonio, chi è Antonio? È un ragazzo che va molto bene a scuola. Due minorenni hanno lanciato questo gioco, che tanto gioco non è, perché Facebook può non essere un gioco se usato male, rischia di creare danni. Due minorenni sono denunciati per bullismo, altri rischiano perché, così come sempre accade, per goliardia magari su Facebook ci si accoda e ci si ritrova però che un ragazzo che ha il solo pregio o difetto, dipende dai punti di vista, per la mamma sicuramente sarà un pregio, di essere molto bravo a scuola, si ritrova con tante persone che 10, 100, 1000 che dicono io ti odio, insomma non è certamente una bella cosa e si rischia tra l'altro a livello legale, occhio. Drive a giudizio i fratelli Sinistrario, l'accusa di bancarotta su denuncia della BMW, ma la società è in concordato, quindi si aprirà probabilmente un contenzioso legale. TV digitale, ne parlava poco fa il nostro coordinatore Franco Grasso, certi palazzi restano al palo per via dei filtri che sono messi sui tetti, dopo lo switch off tanti problemi. La vincita da 5 milioni ora diventa un giallo. Ieri mattina è partito tutto da qui, da questo studio, perché abbiamo letto, e adesso la notizia è confermata dai giornali, abbiamo letto la notizia dal Carlino di Pesaro, che bello, che gioia per questo qui, tra l'altro un cassintegrato, un ragazzo albanese che vince 5 milioni, ma sono arrivati, appena ho letto la notizia, dei messaggi che dicevano: no, guardate, sono certo che è un errore, questo ragazzo si è accorto poi che non aveva vinto 5 milioni, pensate che momento di sbandamento, e effettivamente adesso questa vincita diventa un giallo. Tra conferme e smentite monitoreremo la situazione. Speriamo, io sinceramente dico, spero che abbia vinto, perché se è un ragazzo, un cassintegrato e ha bisogno, sono contento che abbia vinto. Regione taglia sul personale, blocco degli stipendi, ma aumentano le tasse universitarie, in particolare ad Urbino, ne abbiamo parlato poco fa anche attraverso un articolo di giornale. E poi, piano di recupero dell'ex Fastigi da fabbrica ad abitazioni, è il futuro dell'ex Fastigi. Prima pagina del Carlino Pesarese, ora prima pagina del Messaggero Marche, zona centro-sud della nostra regione. Intanto oggi è il santo patrono San Giovanni della Croce, il santo del giorno, sacerdote spagnolo, fondatore dell'ordine dei Carmelitani Scalzi, fu beatificato nel 1675, proclamato santo da Papa Benedetto XIII nel 1726, dichiarato dottore della Chiesa da Pio XI nel 1926. Le notizie di oggi sul Messaggero Marche: esplode palazzina, 3 morti, fuga di gas, strage di pensionati, si salva la moglie di una delle vittime. La tragedia appunto di Montalto Marche, famiglie sgomberate, paura anche a Macerata per lo scoppio di una bombola. Graziella Patrizi, neo prefetto di Ascoli, era vicario all'Aquila. E poi Montegiorgio, ippica in crisi, ma il San Paolo scommette sul suo futuro. Il San Paolo non chiuderà. Taglio basso, la vicenda di Melania Rea non era a San Marco. Legali di Parolisi, che sono orientati verso una soluzione alternativa al processo ordinario, è stata depositata in procura la perizia sul cellulare. Indagini alla termiche, al termine, una strategia è chiara, una soluzione alternativa al processo. Vedremo l'evolversi della situazione giudiziaria. Poi la tragedia di Civitanova, Traoré ucciso dalla meningite a soli 19 anni, una foto sorridente di questo ragazzo che non c'è più, Vacaba Traoré non ce l'ha fatta, dopo 20 giorni di coma il calciatore della Civitanovese è deceduto ieri attorno a mezzogiorno all'ospedale regionale Torrette di Ancona. Dal Carlino di Pesaro al Messaggero Marche, dal Messaggero Marche al Corriere di Ancona, quindi tre giornali, 3 per 3 zone 3, per riepilogare e racchiudere tutte le notizie in un colpo solo, siamo in chiusura. Fuori strada, notizia che abbiamo anche analizzato dal punto di vista emotivo questa mattina, incidente shock a Case Nuove, senza scampo i cugini di soli 19 e 20 anni, parliamo di Cristian Betti e Michael Agostinelli.
taglio centrale, fiamme in carcere, direttrice rimossa dopo la rivolta a Montacuto, allontanato anche il comandante della penitenziaria. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha assunto provvedimenti d'allontanamento nei confronti della direttrice del carcere di Montacuto Santa Leboronia e del comandante della Polizia Penitenziaria D'Enrico dopo la clamorosa protesta dei detenuti nei giorni scorsi. Entrambi sono stati messi a disposizione del provveditorato regionale in attesa delle decisioni dello stesso DAP. Lo sport con l'US Ancona 1905 che si muove sul mercato, colpo ancora, torna Bomber Ferraro, ricorderete il primo attaccante della nuova era dell'AC Ancona targata Schiavoni della C2, un ritorno per lui a 33 anni, è stato comprato anche l'esperto attaccante Cipolla, 37 anni in questo caso. Siamo in chiusura, 8:54 minuti, non mi resta che leggere in rapida rassegna alcune delle pagine interne che avevamo preparato, ad esempio Fabriano a 13 anni sorpresi con gli spinelli, anche ragazzini tra i 40 giovani segnalati al prefetto come consumatori abituali, i genitori raccontano, testimoniano, in effetti non studiavano più. Da Fabriano ad Ancona, notizia di pagina interna con tanto di ulteriori foto drammatiche legate al tragico fuoristrada a Casenuove, ne abbiamo parlato, ecco qua la notizia della diffamazione su Facebook. Perché? Perché era semplicemente il migliore della classe, denunciati due minorenni per le frasi ingiuriose scritte contro un loro coetaneo. La polizia ha rintracciato in poche ore gli autori delle infamanti pagine online. Fano, traffico, valanga di firme per cambiare, petizione per riavere la viabilità originale nelle vie Nazario Sauro e Adriatico. Salutiamo anche gli amici che ci seguono dal Fanese. Ascoli, il cellulare di Melania non è mai stato a San Marco, depositati in procura a Teramo, i risultati degli accertamenti svolti dai RIS, le indagini verso una conclusione sull'omicidio Rea, si prospetta un super scontro in aula tra periti delle parti. San Benedetto, ora trovata cocaina in casa, albanese in manette, questa è la cronaca nell'operazione Stellò, mentre la notizia di economia fa riferimento all'IMU, con l'IMU buco da 3,5 milioni, parla Gaspari, nessuna entrata dalle prime case e sulle seconde va quasi tutto allo Stato, si fa problematica la redazione del bilancio 2012, i tagli del governo pesano sull'ente. Il boato e poi quelle grida d'aiuto, abbiamo pensato ad una bomba, racconta Nicola Farina, una devastazione, tre famiglie restano senza casa, il racconto dei miracolati perché il bilancio purtroppo è di ben tre vittime. La cronaca ci porta a Loreto, ladri inseguiti dopo un colpo in casa, furto in un'abitazione a Loreto Stazione, poi la fuga, ritrovata l'auto con arnesi da scasso. E poi, sempre a Loreto, aggredita e rapinata della macchina all'Eurospin. Paura Pizzardeto, la donna, medico conosciuto, aspettava un'amica, si erano fermate per fare la spesa a pranzo, questo è il risultato. Italia, i costi della politica, ultima notizia di questa mattina, i nuovi consiglieri saranno senza vitalizio, finalmente dopo tante chiacchiere i provvedimenti concreti per tagliare i costi della politica a livello della Regione Marche sono in atto, anche se dal 2015. Messaggi ancora e poi ci salutiamo con la Gazzetta dello Sport. Io vi vedo benissimo, quando non vedo da uno vedo dall'altro, a questo serve la doppia frequenza, giusto? Dice Diana. Ok cara Diana, grazie per questa bella segnalazione. Maurizio, è vero che a scuola quando il professore ti interrogava riuscivi a prendere 8 anche se non avevi studiato? Qui qualcuno sa qualcosa di troppo. Allora, sì e no, nel senso che a volte mi è capitato, confesso, che io sia riuscito, anche se non avevo proprio studiato tanto, a prendere un voto alto. A volte però ci ho sbattuto i denti, mi ricordo una volta i Promessi Sposi, mi ricordo della monaca di Monza, che non aveva, cara professoressa Santoni, quel giorno non avevo studiato, però ero interrogato tra l'altro con un mio grande amico Zucchi, che saluto caramente, tanto non credo sia un reato, non avevo studiato, però la professoressa aveva impostato l'interrogazione come una sorta di processo, quindi io dovevo difendere la monaca di Monza mentre il mio collega, compagno Zucchi era l'accusa, no? E allora era andata così, e in quel modo, con fervore, con vigore, ero riuscito a mascherare delle mie inadempienze, mentre ricordo anche altre interrogazioni in cui, non avendo studiato, non l'avevo assolutamente fatta franca. Quindi consiglio a tutti i ragazzi
che mi seguono, qui è il momento della Marcord, caro Franco. Consiglio a tutti i ragazzi che mi seguono, studiate per essere sicuri che se non dovesse andare bene, dipende magari dalla professoressa o dalle domande difficili, invece voi avete il compito di studiare sempre e studiare bene, non quando sapete che state per essere interrogati, ma lo so che si fa anche così, confesso. Ma chiudiamo questa parentesi che non frega a nessuno, non so come abbiano fatto ad avere queste informazioni, mi informerò, indagherò. La Gazzetta dello Sport, per chiudere, Juve regina d'Europa, scongiuri permettendo, è l'unica imbattuta nelle grandi, insomma, competizioni europee, sudo freddo, perché quando vengono fuori queste statistiche poi emerge che non sono più tali. L'Inter va e fa l'inchino, Nagatomo aiuta, intanto mi viene tolto, io leggo da lì. Devo aspettare, vado avanti. L'Inter va e fa l'inchino, dicevo, Nagatomo segna e trascina 1-0 i nerazzurri, la squadra di Ranieri ora in Eurozone, il giapponese migliore in campo, bene Alvarez, sortilegio Milito, altro errore sotto porta, Milito davvero non segna più. Siamo in chiusura, allora ci salutiamo come sempre con il rompipallone di Gene Gnocchi, eccola qua, dopo l'ennesima prestazione insufficiente di Pato, Barbara Berlusconi ha chiesto il numero di cellulare di Tevez. Con questa battuta, con questo sorriso, ci salutiamo. Ah, il nostro Franco è riuscito tecnicamente, ed è molto carino tra l'altro, a mettere il cappello natalizio sopra il simbolo di ETV, molto simpatico, eccolo qua, il cappello natalizio. Tra l'altro tanti amici che ci scrivono da Facebook hanno già il cappello natalizio in testa, e così anche la nostra emittente. Tra l'altro non ti ho fatto la domanda a bruciapelo, caro Franco, ma io ho saputo per vie traverse che da settimana prossima ci sarà una grande sorpresa in piazza, in centro ad Ancona. No, tu non ne sai niente, però io vi lascio lì la notizia, sarà Franco eventualmente a confermarlo o smentire. Intanto io la metto sul sito, così ti frego. Grazie ancora, buongiorno Marche, rassegna stampa torna domani mattina puntuale alle 7, se avrete piacere. Ora consigli sull'aspetto economico della manovra e non solo, su come usare i nostri soldini, a buongiorno Marche parliamo, ne state chiaramente se avrete piacere con noi.